Oggi io e Camilla vi presenteremo il Present Continuous. Innanzitutto vi spiegheremo quando si usa il Present Continuous. Il Present Continuous si usa per descrivere un'azione in corso, quindi che stai facendo nel preciso momento in cui parli. Un esempio potrebbe essere I am reading a book, che significa io sto leggendo un libro. Come si fa? Allora, per fare il present continuous bisogna mettere il soggetto, Melanie, il verbo to be che funziona da ausiliare, is, e un verbo ing, come ad esempio cooking, più il complemento, cioè il resto della frase. L'esempio che abbiamo messo è Melanie is cooking a typical English recipe, e vuol dire Melanie sta cucinando una tipica ricetta inglese. Per il present continuous ci sono delle regole ortografiche. La prima è se il verbo che dobbiamo trasformare in ing alla forma base finisce con la e, dobbiamo toglierla questa e e aggiungere ing. Quindi ad esempio arrive diventa arriving. Se invece il verbo alla forma base che dobbiamo trasformare in verbo in ing finisce con una consonante preceduta da vocale ed è o monosillabico o bisillabico, quest'ultima consonante raddoppia, quindi un esempio potrebbe essere cat che diventa cutting. Sono presenti degli avverbi di tempo, ad esempio now, che vuol dire ora, e at the moment, che vuol dire in questo momento. L'esempio è now she is writing, e vuol dire ora lei sta scrivendo. Ma potevamo anche dire at the moment she is writing, che appunto poi significava in questo momento lei sta scrivendo. Il present continuous ha tre forme. La prima è la forma affermativa, che si forma con il soggetto più il verbo to be, cioè il verbo essere, il verbo in ing e il complemento, cioè il resto della frase. Un esempio potrebbe essere you are playing with the ball. La seconda forma è la forma negativa, che si forma con il soggetto, il verbo essere, però la terza forma negativa, e ultima forma è la forma il interrogativa. Verbo in si forma con il verbo to be, quindi il verbo essere, seguito dal soggetto, poi dal verbo in ing e infine dai complementi. Un esempio potrebbe essere Are you playing with the ball? Infine le risposte brevi, che appunto sono le risposte alla forma interrogativa. E mi raccomando, sono brevi perché contengono solamente la risposta con il verbo essere e non quindi con tutto il completamento della frase. Appunto bisogna mettere yes o no. E poi bisogna mettere ad esempio yes we are o no we are not.